Riapre a Teramo, sanificato e dotato di tutti i dispositivi anticontagio, il centro antiviolenza La Fenice, struttura a sostegno delle donne abusate, gestito direttamente dall'amministrazione provinciale. Un'occasione questa importante, onorata da uno speciale dono. La presidente delle Soror Optimist di Teramo, Anna Di Russo, ha consegnato alla Fenice un kit di videosorveglianza acquistato grazie al contributo dei cittadini e delle cittadine che hanno partecipato alla camminata solidale nel novembre scorso. Perché avete pensato proprio a un kit di videosorveglianza? C'era sembrato uno strumento utile per una maggiore tutela delle donne che frequentano questo centro, quindi oltre al servizio che già offrono i consulenti qui presenti, abbiamo ritenuto che questo poteva essere un ulteriore strumento di tranquillità per chi accede al centro antiviolenza. Durante il periodo di lockdown, i centralini dei centri antiviolenza hanno smesso di suonare a causa della convivenza forzata con i partner, che ha spesso impedito alle donne di denunciare le violenze subite dentro le proprie abitazioni. Le donne hanno sicuramente avuto molte difficoltà in questo periodo del lockdown dovuto proprio al fatto di restare a casa rinchiuse e quindi di convivere forzatamente con magari un familiare che appunto nei confronti del quale appunto ci sono delle violenze, degli abusi. È stato difficile sia relazionarsi con il compagno, il partner, ma anche gestire la situazione con la presenza dei figli in casa e poi gestire anche le possibilità di interfacciarsi con il centro antiviolenza, con gli sportelli, perché difficilmente un uomo che diciamo ti controlla tutti i momenti ti fa avvicinare al telefono anche per un semplice messaggio. Il centro La Fenice di Teramo, pur chiuso fisicamente, ha però continuato senza sosta a prestare i propri servizi di assistenza e sostegno. Durante il lockdown, come previsto e imposto dalla normativa anticontagio Covid-19, non si è potuto svolgere il servizio in presenza, però le nostre consulenti sono state sempre reperibili praticamente 24 ore su 24 in modalità telefonica da remoto. Abbiamo rispolverato, se per così si può dire, il progetto avviato grazie alla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo con i farmacisti affinché anche i farmacisti potessero correttamente indirizzare le donne. Dopo un primo momento di stop, di marzo, che ha registrato praticamente una sola chiamata, già nel mese di aprile ha ricominciato a svolgere praticamente la sua attività, quindi non si è mai fermato. Oggi finalmente ritorniamo in presenza con i locali sanificati e dotati di tutti i dispositivi di sicurezza.